Alla fine della partita Caraffa, città di Ciro Marina, risultato 5-0 per il Caraffa con le reti di Pellegrino, doppietta di Spadafora, poi Commisso e alla fine ha chiuso Silvano. Siamo in compagnia del mister in seconda, signor Vulcano, al quale chiediamo una battuta d'arresto che ha un po' frenato la vostra rincorsa per i playoff, la zona playoff. Sì, purtroppo oggi hanno contato molto le assenze che abbiamo avuto, cominciare dal portiere, poi i giocatori di levatura, di diverse levature come Vulcano, Salvatore Vulcano e altri. Purtroppo non potevamo fare. In compagnia con mister Mirarchi del Caraffa, un'altra partita vittoriosa. Ci siamo lasciati prima della sosta natalizia con un suo interrogativo, cioè le tre partite di inizio anno dovrebbero essere quelle determinanti per dire ciò che il Caraffa può fare in questo campionato. Sì, ha detto bene lei, io mi auguravo che queste tre trasferte, che purtroppo abbiamo fatto un recupero col Cerva, quindi una partita fuori casa, poi l'ultima di ritorno col Real Fondo Gesù e la prima di ritorno col San Marino Marchesato, abbiamo fatto tre gare, diciamo, fuori casa. Non era semplice fare punteggio pieno, però abbiamo fatto 7 punti, va bene così, i ragazzi si stanno comportando benissimo, devo dire, quindi devo ringraziarle per l'impegno. E oggi, come dice lei, è venuta questa chiara netta contro un buon avversario che non vuole confondere il risultato di 5-0, però il Ciro è un'ottima squadra fatta da giovani promesse, e infatti si è visto pure il portiere 2003 che è entrato nel secondo tempo, è stato alla testa della situazione. Il Caraffa dopo arrivare, noi siamo contenti di questo percorso che stiamo facendo, sappiamo che man mano di domenica in domenica sarà sempre più dura, però ormai non ci possiamo nascondere, certamente punteremo a fare bene e arrivare più in alto possibile. Poi quello che viene fuori, noi eravamo partiti sinceramente senza giri di parole con la salvezza, ci troviamo lì a lottare per il campionato, ce la giocheremo con tutte le squadre che sono lì sopra, perché è molto corta la classifica, anche se ha perso lo Scandale, ma 2 punti non vuol dire nulla, sia da parte nostra che da parte dello Scandale, ma c'è il Rocca di Neto, c'è il Borgia, ci sono ancora squadre che possono lottare, lo stesso Atletico Maida, quindi squadre di tutto rispetto che devono lottare per il campionato.